Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione, anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle Isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi provare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero +39 349 139 38 53 oppure +39 333 839 85 31. Enjoy Panarea. Tutto ha inizio con Mamma Carola, che ha pensato con successo di miscelare in maniera creativa e sapiente due prodotti che sono alla base della cultura culinaria eoliana: la granita pesca e malvasia, diventando così nel 2014 un marchio registrato. E non solo, il bar da Carola ha oltre 40 specialità di granite, prodotte con passione e utilizzando solo frutta fresca. Un peccato di gola, unico ed inimitabile. La sera poi lasciati avvolgere da un'atmosfera unica sotto il nostro gazebo in riva al mare, gustando i nostri aperitivi. Un incontro di miscela, fusioni e combinazioni. Il tutto accompagnato con dei taglieri ricchi di prodotti eoliani buoni e gustosi. Bar da Carola, lo trovi a Panarea, in via Comunale Mare. Per informazioni chiama il numero +39 09 09 83 161. Bar da Carola, dal 1990, sostiene che oltre alla qualità del caffè, ciò che conta è la sincerità del sorriso, in cui lo staff ti saluta. Bar da Carola. Buongiorno, sono Sasà, l'uomo della sveglia. Inizia il Buongiorno Eolie. Show, show! Panarea, Radio Zimmeri con Sasà Santomauro. Eccoci qua, ben ritrovati nuovamente su Radio Zimmeri, oggi con un ospite particolare. Buongiorno Eolie, sulla baia di Zimmeri, direttamente da Panarea. Ed io lasciamo la voce a Nadia, così presenta il nostro ospite. Aspetti. Ascolta Radio Zimmeri Web. Il resto è noia. Il resto è noia. Nato a Lipari, laureato in scienze turistiche, giornalista professionista, corrispondente del Giornale di Sicilia, ha lavorato per Teleisole, collabora con il Corriere della Sera, ha diretto Radio Eolie, Radio Lipari e Radio Arcipelago Eoliano. Ha collaborato con reti Rai e Mediaset, Corriere dello Sport, Il Mattino di Napoli, con 109 e con l'emittente TV RTP. Ecco a voi Bartolino Leone.
Buongiorno amici lontani e vicini, ringrazio Sasà, ringrazio la moglie Nadia per questo nuovo appuntamento qui in radio, in questa splendida isola di Panarea. Ci ritroviamo dopo quasi un anno, stavolta però insomma c'è un evento particolare perché il 1 settembre ho festeggiato i miei primi 50 anni di attività giornalistica e stasera alle 18 nella splendida location dell'Hotel La Piazza di Lidia Cincotta, Achille Omero e Edoardo Omero avrò l'opportunità di presentare questo mio quarto volume. E ovviamente il volume non racchiude i 50 anni di giornalismo perché per l'appunto il quarto volume, ma il periodo dal 2008 al mese di agosto del 2023. Gli altri tre volumi invece i periodi precedenti. Grande, allora noi Bartolino abbiamo preparato davvero tante tante domande, anche perché alcuni amici, ho detto alcuni amici che tu saresti venuto qui in radio per festeggiare, a parte le pubblicità, faremo tante domande, ma soprattutto come hai trovato dopo 11 mesi Panarea? Ma qualche novità c'è sempre, la cosa che mi colpisce sempre appena arrivo è vedere quei camion della spazzatura in un orario strategico di arrivo dei mezzi agli scafi che invadono il porto di San Pietro. Certamente non è una bellissima presentazione per un'isola molto quotata a livello internazionale. Pensate a tutto il boom turistico che anche qui a Panarea c'è stato ad agosto. Poi strada facendo ho notato anche che la spiaggetta è invasa ancora di più da gazebo, ovviamente. Eh beh, questo è un problema che al ci servizio portiamo di locali, e quindi insomma so di lamentele perché diventava anche un posticino per collocare le piccole imbarcazioni. Adesso invece quello spazio è occupato. Senti, allora io ti faccio, parto io con una domanda così che proprio hai toccato proprio il punto. Ma com'è possibile in una spiaggetta così piccola a lasciare l'autorizzazione? Anche perché se tu vieni con tua moglie o qualcuno viene con la propria fidanzata e non ha voglia di prendersi un lettino, cioè come si fa? È il demanio marittimo. È il demanio. Purtroppo c'è questa inflazione ormai in tutte le isole, si rilasciano facilmente queste autorizzazioni, talvolta dietro qualche sollecitazione, chissà. Certamente adesso bisognerà vedere come finirà, perché come sapete la questione del demanio marittimo è un problema che ci riguarda a livello nazionale. Nel 2024 l'Unione Europea ha sollecitato le nuove gare per le concessioni, perché ormai si va verso la scadenza, però come sempre c'è di mezzo la politica. A livello italiano, siccome chiaramente tutti i titolari di questi stabilimenti a livello nazionale rappresentano anche un certo numero, e allora l'attuale governo sta cercando di trovare una soluzione per far scattare delle proroghe. Nadia, e allora tocca a te, visto che collaboriamo col notiziario e tu sei la voce, ecco, del notiziario. E per questo vi ringrazio. Ma guarda, insomma, per noi è una collaborazione molto proficua, diciamo, da entrambe le parti. Lei si diverte tanto anche a dare tante notizie, ecco. Io mi diverto moltissimo a quando si tratta di dare qualche notizia, perché io mi occupo più del nazionale, ecco, non delle uriane. Però a proposito di questo, c'è da dire, io negli ultimi tempi, io sono stato e sono ancora oggi corrispondente del Giornale di Sicilia, ho iniziato proprio, la mia prima collaborazione è stata con questo prestigioso giornale siciliano. E nell'ultimo anno ho intensificato la collaborazione col sito gds.it, sì. E come potete notare io rilancio, oltre le notizie che pubblico, anche i fatti più curiosi a livello regionale, nazionale, direi anche internazionale, qualche volta l'ho fatto, per cui diventa anche interessante per snellire, giusto, le vostre notizie, perché quanto vale una notizia di un rigo non vale una notizia letta di 10 righe, sì, perché infatti chi vuole approfondire poi se l'approfondisce. Allora io, Bartolo, prima di passare la parola a Nadia,
Ci è arrivata una notizia ANSA, che tu anche se collabori anche... No, collaboravo, adesso ho il GDS. Ah, ok. Il nostro ex presidente Giorgio Napolitano, una notizia di 45 minuti fa, trovano le conferme e le voci di un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute. Questa è una notizia che veramente... Sì. La sto leggendo, sì, in condizioni di salute critiche. Io ho avuto il piacere. Sì, e appunto ti chiedo. Un abitué di Stromboli. Io ho anche lanciato una foto in una copertina della radio con tu e il ex presidente. Sì, ecco. Sì, quella volta ero riuscito ad avvicinarmi perché, insomma, io andavo sempre a Stromboli quando lui arrivava non con l'elicottero. Sì. Lui prendeva il traghetto di linea da Napoli. Una cosa incredibile, sì. Con la sua signora, ed era abbastanza complicato avvicinarsi perché era super scortato, come potete immaginare, però quella volta ero riuscito e lui, anche a distanza, quando io gridavo sempre qualcosa, lui rispondeva, ringraziava la persona affettuosa. Certo, ha fatto discutere anche gli Stromboli, perché sapete, dove alloggiavano loro, in una villa in località Piscità, i rimpettai avevano Dolce e Gabbana, che sì, che loro hanno venduto la casa, poi hanno adesso venduto la villa. Okay. Però durante gli anni di Napolitano Strombolano, loro nel cuore della notte ad agosto organizzavano festini anche con Naomi, e spesso Napolitano non riusciva con la sua signora a dormire, a riposare, a essere tranquillo, si sentiva disturbato da questa musica. Ma ha preso mai provvedimenti? Sì, qualche volta sono arrivati i carabinieri che li ha mandati. Sì. Amici, allora io lascio la parola a Nadia, faremo due domande, dopodiché manderemo i consigli per le vacanze sull'isola di Panarea e poi riprenderemo con tante domande. Se avete domande da fare, amici, il numero di telefono è 331 28 24 922. Questa è Radio Zimmari, la parola va a Nadia. Allora Bartolino, parliamo un po' di te. C'è una frase che a me ha colpito moltissimo ed è quella che hai detto: perché che sia chiaro al primo posto per un giornalista ci deve essere la notizia. Ma non c'è dubbio. La prima notizia che tu hai al primo posto nel cuore? Ma sono tante, puoi immaginare, no? In 50 anni di attività. Posso dire che i primi anni ho trattato argomenti abbastanza forti, per esempio nel primo volume uno dei primi articoli, se non addirittura il primo articolo, era una campagna di stampa che ho iniziato a fare perché l'amministrazione dell'epoca aveva deciso di realizzare un impianto delle fogne in pieno centro a Lipari. Madonna. Per darvi un'idea, vicino al cimitero principale. Addirittura. E noi chiaramente a livello giornalistico abbiamo sollevato questo problema, sono usciti vari pezzi. Ricordo una volta al comune c'era il vice sindaco, non faccio il nome per delicatezza perché è deceduto, e gli dissi: mi dispiace per lei che, insomma, lì vicino ha anche un albergo. E lui mi rispose: Bartolino, siamo andati a fare un sopralluogo ad Anzio per vedere lo stesso impianto, siamo scesi giù e abbiamo notato che lì si può anche mangiare. Ah, bene, mi fa piacere, gli ho detto. Insomma, poi è stato realizzato questo impianto a Lipari, cattivi odori a più non posso, cioè passi da lì, non so se a voi è capitato, la strada parallela di Marina Lunga, via Falcone e Borsellino, quello che si allaga spesso, esatto, no, Bagnamare, quella adiacente il cimitero, vicino al cimitero principale, e i cattivi odori ci sono ancora oggi. Quindi tutti questi anni, quasi 50 anni dalla realizzazione di quest'opera, nonostante i tentativi per cercare di rimediare, spesso facciamo i conti con i cattivi odori in pieno centro a Lipari. La cosa strana quale fu? Che io all'epoca frequentavo anche l'hotel dell'ex vice sindaco e sovente la sera vedevo la moglie che spruzzava lo spray. E non hanno mai... Per cercare di camuffare. E non dolore. Hanno mai... Non sono riusciti mai a risolvere. Ora c'è un nuovo impianto a Canneto Dentro,
però questo è un pretrattamento, una cosa iniziale, però i cattivi odori ci sono sempre. E poi altre notizie importanti che ho ricordato anche in occasione del primo settembre scorso, la donna che viveva nei gabinetti pubblici. Chi era? Giuseppina? No, Yolanda, la signora a Yolanda. A proposito, ma... E ancora prima Eugenio Scecchitano, che viveva nei gabinetti pubblici vicino il comune di Lipari. Io sollevai queste due problematiche, come potete immaginare, con le agenzie che ho sempre avuto, e diventarono notizie nazionali, e per Eugenio arrivò Mixer di Gianni Minoli, con una Bianca Berlinguer alle prime armi a livello giornalistico. Stiamo parlando fine anni 80. Stiamo parlando anni 80, che era la sua prima attività giornalistica, perché proprio a Bianca la lanciò Gianni Minoli. Ma tutti sono usciti sotto Gianni Minoli. Che frequenta Filicudi, no? La casa, io ho intervistato anche più volte a Filicudi. E poi dopo questa campagna di stampa, insomma, fu trovata una soluzione alternativa per Eugenio. Poi qualche tempo dopo invece la vicenda di Olanda, anche lei nei gabinetti pubblici a due passi dal corso principale. Anche in questo caso lei scrisse una lettera, all'epoca il presidente era Cossiga, e dopo questo scandalo che divenne nazionale si trovò anche per lei una soluzione. Pensa te. Nadia? Quindi diciamo che il notiziario delle Isole Eolie non serve solo ad informare, ma anche a risolvere. Diciamo che il notiziario è arrivato dopo, siamo nella fase successiva, perché la mia carriera giornalistica ha riguardato il Giornale Sicilia, ha riguardato le principali agenzie, tipo all'epoca avevo l'AGI, poi sono passato all'Ital Press, poi ho avuto l'ANSA, adesso il GDS, e poi i vari giornali locali, uno dei quali il notiziario delle Isole Eolie cartaceo è stato quello storico. E io dal dicembre 2007, da quando è subentrato l'online, ho voluto proprio intitolare, rispolverare questo nome storico del notiziario cartaceo dell'avvocato Salvatore Saltalamacchia. Poi certamente ho avuto anche tante altre esperienze, ho fondato la prima radio a Lipari, Radio Eolie, che nacque a Piano Conte nella casa che mi misero a disposizione i miei genitori. Perciò Radio Arcipelago è nato dopo Radio Eolie, non prima. Radio Arcipelago è nata dopo. Ci fu una prima radio che fu Radio Lipari, fondata da Carlo Gallo, che è deceduto, con cui ho anche collaborato, ma non era registrata al Tribunale. La prima radio registrata al Tribunale sotto la mia direzione fu Radio Eolie. Poi spuntò anche Radio Arcipelago, con cui ho pure collaborato, era a Canneto, nel vecchio cinema Ideal, la sede. E poi è arrivata l'esperienza televisiva. Ma a proposito dell'esperienza televisiva, vi devo raccontare un particolare che veramente deve far riflettere, per dire insomma come si era pionieri all'epoca alle Eolie. A Lipari, negli anni penso 78, era nata una delle prime TV via cavo d'Italia. 78. Sì, creata insomma qualche anno prima degli anni 80, ed era stata fondata da due imprenditori: il dottor Bartolino Zagami, che come sapete è il patrone della società elettrica liparese, e dal dottor Bartolino Famularo, albergatore proprietario del Gattopardo. Li conosco entrambi, che però da di qualche vista, anno è deceduto, e con cui io avevo un grandissimo rapporto proprio di stima, che era, devo dire, reciproca, perché lui si impegnò anche a livello giornalistico fondando il mensile L'Arcipelago. E io collaborai con la direzione, poi lui si è potuto anche iscrivere all'ordine dei giornalisti e quindi subentrò. Questa televisione però durò solo due anni, perché il via cavo poi fu scavalcato dall'etere, dalle ultime novità tecnologiche. Però anche io, nel mio piccolo, perché ero ovviamente ragazzino, fui un pioniere, perché ricordo registrammo una partita di calcio a Taormina per il campionato di promozione. Lipari all'epoca aveva Lipari era il CS Lipari, era una squadra veramente fortissima, indimenticabili derby con il Milazzo, con la Nuova Egea, e quindi registrammo sta partita, e ricordo che Pino Lidoni,
che era un gran bel giocatore. Io l'ho definito il Panzer del centrocampo dell'Ipari, perché era un motorino. Che io conosco un Lidone Nunzio, non ha niente a il che... figlio. Ah, il figlio. Nunzio e Roberto sono i figli. Nunzio e Roberto. Anche loro sono stati calciatori, ma non certamente come il padre. Il padre era veramente fortissimo, un centrocampista. Ah, il padre c'è ancora, no? Con i fiori. Sì, vive, ha avuto qualche effetto. Io l'avevo invitato perché volevo raccontare questo episodio che sicuramente lui lo ricorda, perché quando ci vediamo ne parliamo sempre e a lui fa piacere. E allora lui quel giorno era squalificato. Io ero in tribuna e lui è voluto essere vicino a me mentre facevo il telecronista. E allora quando si avvicinò gli disse: Pino, io avrei un'idea, io faccio la cronaca e tu fai il commento tecnico, te la senti? Sì, sì. Quindi voglio dire, anche questa all'epoca fu una novità, perché se ricordate, all'epoca Nando Martellini o tutti i telecroni erano da soli, non c'era il commento tecnico che c'è oggi. Sì, oggi infatti, su Sky Sport, infatti, ma anche la Rai poi si è adeguata, adesso c'è il telecronista e poi c'è l'esperto, un ex portiere o un ex allenatore. Che tutto, se ci fai caso, è nato tutto dopo gli anni 90. Ma quando è subentrata Sky Sport, la TV privata? No, credo anche prima, perché io mi ricordo... Vabbè, Telepiù si chiamava all'epoca. Sì, però io mi ricordo, io vedevo giocare Di Gennaro, Di Napoli, tutti questi calciatori che dopo un po' hanno smesso, hanno cominciato a fare... gli esperti. Gli esperti, e poi c'è stata un'evoluzione. E anche come questa conduzione di telecronaca siamo stati pionieri. Allora passiamo a un altro tema che so che sta tantissimo a cuore, che fai tante manifestazioni e richiami molto anche nel tuo giornale, che è il tema degli immigranti. Eh sì, questa è stata un'altra battaglia che io porto avanti da anni, perché devo dire, il notiziario online, io ho un collaboratore che si chiama Massimo Pagliaro, che è il webmaster, praticamente quando ancora lavoravo a Teleisole mi diceva sempre: guarda che il futuro è l'online, facciamo un giornale online. E io gli rispondevo all'epoca: scusa, io ho la televisione, sono impegnatissimo, ho il giornale Sicilia, sono impegnatissimo, ho le collaborazioni con i giornali online, ho anche l'agenzia, per cui non riesco a far fronte a tutto. O le cose si fanno bene o è meglio non farle. Bravo, bravo. Poi che cosa si verificò? Che la televisione Teleisole all'epoca ha dovuto chiudere i battenti, perché il patron Enzo D'Ambra, considerato il reuccio della Pomice, ha dovuto chiudere la sua azienda, perché le olie divennero patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, per cui non poteva più continuare a tagliare a pezzi, a fettine come il prosciutto, la montagna di Pomice. Chiudendo la ditta con cui lui scaricava tutti i costi della televisione, che erano notevoli durante l'anno, avevamo diversi tecnici tutti assunti regolarmente, avevamo diversi giornalisti tutti assunti regolarmente, di pubblicità devo dire non c'era granché. E oltre a te, scusami, oltre a te come giornalista chi c'era? E allora, diciamo, giornalisti, A Teleisole abbiamo avuto, dunque c'era agli inizi Tiziana Medda, poi anche altre ragazze sono subentrate, e poi invece è subentrato anche Giuseppe Paino, poi è subentrato pure Salvatore Sarpi, e poi sono il direttore era Bruno Carbone, che era cognato di Enzo D'Ambra, e poi sono arrivati anche dei giornalisti professionisti da Palermo, che per tutti i vari responsabili dell'Istituto di Vulcanologia. E quella sera organizzammo un dibattito davvero interessantissimo, aperto anche alle telefonate dei cittadini, e ricordo che durante questo dibattito c'era anche Rai 3 che riprendeva, per dire l'importanza anche di quell'esperienza, che è stata davvero molto bella. Sì, sono stati 2-3 giorni. Sì, ma no, ma anche poi in primavera c'era grandissima preoccupazione, perché insomma era la prima volta che preoccupazione, che quella gente, paura, anche noi da Lipari abbiamo vissuto quell'evento. Però tutto sommato, insomma, a parte l'evacuazione, per tu qualche... pensa che io stavo qua una sera, verso era il mese di marzo, così a un certo punto, sai qua fa buio presto, verso le 11 mi sento squillare il telefonino,
e chi erano, allora avevano messo la stazione fissa dei carabinieri che mi dicevano di scappare su perché era scattato l'allarme onda anomala. Ma a proposito di quest'altra, un altro ricordo che mi fa piacere rievocare: in primavera sindaco era Mariano Bruno e riuscì a portare a Stromboli il presidente della Repubblica dell'epoca, Ciampi. E ci fu un incontro nella chiesa di San Vincenzo, gremitissimo, c'era tutta l'isola, c'erano anche i villeggianti che cominciavano ad arrivare, e Ciampi era a una certa distanza da me, no? E io a un certo punto gli gridai: presidente, che estate avremo? Lui si girò e mi disse: avrete una grandissima estate. Devo dire, così fu. Nadia? Allora, noi continuiamo. Vorremmo parlare di anche una situazione Scusa Nadia, io non ho risposto alla tua domanda. In due parole dico questo: sì, io ho avuto sempre gli Oliani nel cuore ed è nato proprio per questo il notiziario, per far sentire tutta questa gente che è sparsa nel mondo. Considerate che noi copriamo 100 paesi nel mondo, soprattutto in Australia e in America, dove c'è il maggior numero di isolani, proprio per fare sentire queste persone vicine alle isole natie. Però tutti si lamentavano del fatto che arrivavano in agenzia e dovevano pagare il biglietto come turisti. Insomma, un'incongruenza incredibile. Io organizzai il primo anno il Festival degli Emigranti al chitarra bar a Marina Corta. Sì. Sollecitai all'epoca c'era l'Ustica Line, che poi è sempre la stessa società, oggi si chiama Liberty Line. Li sollecitai, gli disse: scusate, ma perché non fate pagare, non fate riconoscere la natività di questa gente? C'è un'umiliazione. Girolmino Casali, che vive a Berlino, mi disse una volta lì, dice: Bartolino, io arrivai, è residente, no, e allora deve pagare come turista. Arriva un extracomunitario senza nulla togliere a loro, per amor di Dio, assolutamente, e gli dice un biglietto residente. Questo restò di stucco. Per me fu come ricevere una pugnalata nella spalla. Ora, non è per la differenza di 5-10 euro, è l'umiliazione, il fatto che ti senti dimenticato come figlio di questa terra. Bene, io ero riuscito a farli pagare come nativi, però poi scoppiò il Covid e da allora l'hanno eliminato. Allora, io volevo chiederti una cosa che mi sta molto, molto a cuore. L'anno scorso c'è stato un signore che mi ha scritto, forse tu lo conosci bene, ecco, riguardante la situazione che c'è stata per quanto riguarda i fanghi di Vulcano. Mi aveva scritto sto signore, non mi ricordo adesso come si chiama, mi aveva detto di parlare, di fare pubblicità affinché si possono riaprire. Non è facile, ma è di giorni fa la notizia che la società Geoterme, che l'ha gestito in questi anni, ha fatto ricorso al CGA per contestare la decisione del TAR, che non ha accolto il loro ricorso, perché loro in atto hanno un'ordinanza di demolizione, perché hanno fatto dei lavori, non costruito manufatti, sì, ma hanno messo dei massi abbastanza consistenti per recintare qualche altro lavoro, ma insomma non di entità notevole. Fatto sta che c'è questa ordinanza di demolizione. Hanno chiesto l'annullamento al TAR, il TAR non ha accolto il ricorso e non l'ha accolto neanche il CGA. Quindi a questo punto loro o demoliscono per salvare il salvabile e per cercare di riaprire, perché fra l'altro c'è pure un'inchiesta a livello penale su questa vicenda al Tribunale di Barcellona. Quindi ora bisognerà capire come si comporteranno loro. Ripristineranno lo stato dei luoghi oppure continuano a insistere? Perché il sindaco Riccardo Gullo, ho saputo, per cercare di riaprirli vuole che l'inchiesta arrivi alla conclusione, dopodiché prenderà, certo, come fa ad aprire una decisione. Se c'è un'inchiesta aperta non può, anche perché rischia di essere indagato lui. No, anche perché si potrebbe anche arrivare all'acquisizione del laghetto da parte del comune, perché adesso il CGA ha respinto, quindi loro o demoliscono o potrebbe arrivare quella multa di 20.000 euro che, se non viene pagata, scatta l'acquisizione. Penso quindi non penso che loro si faranno sfuggire
un laghetto che a livello economico per loro ha avuto una grandissima importanza. Ma perché hanno dovuto aspettare così tanto, cioè arrivare fino a questo punto e non hanno cercato di risolvere il problema? Ma non è facile, anche quando c'è di mezzo la magistratura, si sa benissimo. Ma prima perché cioè, non sapevano che non si potevano mettere quella recinzione, si sapeva che avrebbero avuto dei problemi, che come chi fa la casa e fa un ampliamento perché pensa vabbè una stanza, ma una stanza, una finestra, se ti fanno una denuncia, poi arriva il tecnico comunale e scatta quello che certo sappiamo benissimo. E allora amici, noi ci fermiamo giusto un attimo, poi ti teniamo altri 15 minuti e poi ti lasciamo andare, giusto un attimo, un bagno. I nostri ospiti, ecco, ci facciamo ascoltare almeno un brano, anche perché avevo preparato una scaletta, ma con Bartolino è sempre così, si finisce sempre a farci due chiacchiere, si sta veramente bene. Il tempo di berci un bicchiere d'acqua, di berci un caffè. Ci aggiorniamo alle 18. Ci aggiorniamo alle 18, certo, continua certo la puntata. Hollywood, amici. Che era solo sesso, no? Come mai, come mai, come mai vuole farmi soffrire? E poi svegliarci il giorno dopo dentro una camera in Brasile. Sapere che era solo un gioco che dura troppo poco, ma è bello da morire, era bello da morire. È come se non avessi mai vissuto per me, eppure abbiamo fatto molta strada per me. In famiglia ci siamo seduti sulla cima di un tetto, per mano come una corda legata che faccio lascio. Entro in un club e sono triste, eppure non c'è niente che non vada davvero. Capita che entro in un club e sono single ed esco con la prima tipo che da sole. Guardo il sole un attimo finché non sarà nero, non ti dimenticherò. Ti cerco per c'è la luna piena, sto volando per Las Vegas. Baby non è ora, non è ora di crescere. Cado nella fiamma, sto bruciando la candela. Sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla. Sono sparito, di nuovo, con Giulia. Mi sarò confuso, credo di essermi fottuto. Da solo, appunto, sono il solito, ho chiuso. Devo fuggire con te. Una strada, un tramonto, una cadilla, devi. Prendi il tuo tempo. Ascolta Radio Zimmari Web e a Panarea, una delle 7 isole Eoli. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi trovare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero più 39 349 139 38 53 oppure più 39 339
333-839-8531. Enjoy Panarea. A Panarea, nella Baia di Zimmer. Nella Baia di Zimmer. C'è Radio Zimari, la radio delle isole Eolie. La radio delle isole Eolie. E dopo il piccolo consiglio per le vacanze estate 2023, torniamo nuovamente in studio da Radio Zimari con la voce di Nadia che continua con le domande al nostro e vostro Bartolino Leone. Allora, una delle domande che credo che non abbia fatto solo il giro delle isole Eolie, ma anche un po', penso, il giro per il mondo, è la morte di Lorenza Famularo. Cos'è cambiato da allora a oggi nell'ospedale di Lipari? Ma direi che non è cambiato nulla o quasi, perché a livello sanità nelle Eolie siamo in mano all'elisoccorso. Cioè, si arriva in ospedale e talvolta capita che l'elisoccorso viene richiesto per una patologia che tranquillamente si potrebbe curare in sede. E poi si arriva al papardo o al policlinico e certamente i medici si rendono conto che si poteva fare a meno. Abbiamo delle professionalità veramente in gamba, ci sono stati degli interventi salvavita fatti all'ospedale, però ci sono delle carenze incredibili sia come organico dei medici, sia come organico degli infermieri, sia come attrezzature. Poi ora la situazione è ulteriormente peggiorata perché siamo anche senza il commissario che gestisce l'ASP di Messina, da cui dipende l'ospedale di Lipari. Difatti Bernardo Alagna si è dimesso a seguito di un'inchiesta della magistratura dei giorni scorsi. Sì, avevo sentito qualcosa. È accusato di corruzione insieme anche a quattro medici, coinvolto anche un parlamentare nazionale che sembra abbia fatto delle pressioni per certe situazioni, però lui in una dichiarazione resa ha smentito tutta questa situazione. Certamente la mancanza del grande capo non agevola la situazione. Ci sono state manifestazioni di protesta, si è fatto di tutto di più, si sono fatte anche riunioni in commissione sanità alla regione, si è pressato con il ministro, con l'assessore di turno alla regione Sicilia, ma risultati niente di niente. Considerate che abbiamo il punto nascita ancora chiuso. Questo lo so. Una cosa che a noi non riusciamo a credere, magari perché abbiamo la testa dura, ma credo che sia la domanda che si fanno tutti, no? Perché ci dicono c'è mancanza di fondi e quindi non si può assumere il personale, non si non può. È vero, questo non è vero. Ma quanto ci costa far venire l'elicottero alle isole Eolie? E quei soldi non può essere spesso per... Non è così, Nadia. C'è la voce di popolo che ogni viaggio costa 10.000 euro. L'elisoccorso ha vinto un bando regionale, come lo ha vinto la Liberty Line per i collegamenti marittimi, come l'ha vinto a suo tempo la Caronte, che però adesso sta viaggiando al libero mercato e il 30 settembre non sappiamo come finirà, se ci sarà una nuova società, se ci sarà la loro continuità del servizio, insomma tutto da decifrare. L'assessore ha fatto dei bandi. Per l'elisoccorso c'è un bando regionale che mi pare costi per tutta la Sicilia circa 150 milioni di euro. Quindi non è che più viaggi fai, più paghi. O ne fai 10 o ne fai 100, l'importo è sempre quello. Ok, ma questi 150 milioni non li possiamo usare per sistemare la sanità nelle isole Eolie? Tutto si può fare, la politica decide, ma considera che forse uno dei problemi delle Eolie è che noi politicamente, essendo un piccolo territorio, non contiamo niente. All'epoca, negli anni d'ora, avevamo un deputato regionale, un assessore regionale, i fondi arrivavano e difatti i servizi essenziali funzionavano, diciamo, bene, diciamo così. Ma alla fine, Bartolino, in questi due anni il sindaco cosa ha fatto? Oltre al danno che sta ricreando Gullo. Gullo si è insediato a giugno l'anno scorso non ha
preso delle decisioni direi importanti, perché si è voluto rendere conto di quella che era la situazione nell'arcipelago. Quest'anno invece qualche novità l'ha presa. A Lipari per esempio ha ridimensionato il suolo pubblico sulla via principale, che su questo mi trovi d'accordo. Prima c'era un'inflazione, poi ha fatto le ordinanze per la musica, ma è quello è per rendere un po' più tranquille le isole, perché anche per la questione dell'ordine pubblico, ricordiamo che io parlo soprattutto di Lipari. No, stiamo parlando a Lipari. Noi abbiamo avuto d'estate negli anni passati un'invasione di ragazzini. Considerate, a Canneto mi risulta è stato affittato un garage a dei minorenni a 10 euro a persona ad agosto. Nadia, garage, quando vuoi intervenire, intervieni. Garage. Quindi ci sono state tantissime risse, perché poi gente che si ubriacava. Le viuzze di Lipari Centro diventavano dei gabinetti pubblici, si vomitava, ci sono stati dei casi di coma etilico. Anche questa, però non è che è cambiato molto chiudendo tutte le due, perché anche sì, a Panarea c'è stato quest'anno chi ha avuto il coma etilico pur chiudendo alle due, perché comunque io mi compro la bottiglia di alcol, me la nascondo da qualche parte e sto fino alle quattro. Non c'è dubbio. E così il per come si tiene la sicurezza fino alle due, si potrebbe tenere anche fino alle quattro, tutto sta magari nell'aumentare. Qualche variazione il prossimo anno ritengo sarà attuata, perché le lamentele ci sono state, soprattutto sul fatto che alle due il bar non può neanche, deve chiudere, quindi cacciare. Se io vengo in vacanza e alle due mi voglio andare a prendere un gelato, lasciamo stare la discoteca, sono priva di andare alle due a mangiarmi un gelato al posto. Ritengo che questo orario sarà rivisto. Il problema è la musica assordante nei locali, nei bar, mi riferisco in particolare su questo. Lui è deciso ad andare. Tu pensa che un sacco di operatori turistici hanno dovuto, noi abbiamo avuto il piacere di intervistare il proprietario del questo nuovo locale che ha aperto sotto Pina, Casual. Mi hanno contattato pure a me, hanno fatto consultarlo, non è stato accolto. Esatto. Ora forse si aspetta di entrare nel merito dell'ordinanza. No, ma loro io, anche Nadia ci ha parlato, lui ha intenzione proprio di andare avanti fermarsi. Era la sospensiva che non è stata accolta. Esatto. Ora il TAR dovrà entrare nel merito. Nadia? Allora sì, una notizia, cioè una domanda che credo che colpisca il suo cuore. E non possiamo non nominare né Gennaro né Salvatore Leone in questi 50 anni di giornalismo. Eh sì, ma la cosa bella del notiziario è che ha fatto stringere ancora di più i rapporti tra i fratelli. E a me, quando parlo dei fratelli, mi viene la pelle d'oca. Io posso parlarti di Gennaro è il fratello che tutti vorrebbero avere, o magari nel mio caso il papà che tutti vorrebbero avere, perché è sempre allegro, sempre divertente, ha sempre una parola per tutto e per tutti. Ed è un fuoriclasse. Ed è un fuoriclasse, va bene. È il fenomeno, dico io, del notiziario. Sì. Lui praticamente è stato il primo corrispondente del Giornale di Sicilia. E lui praticamente a Lipari aveva il desiderio di realizzare due attività. Gennaro, nella sua gioventù, era un gran playboy. Questo me lo immaginavo. Perché ha una chiacchiera impressionante. Ed estate, insomma, con le turiste, soprattutto straniere, si scialava. E qualche turista la procurava anche a qualche amico potente, che indubbiamente, dico, non lo voglio sminuire perché poverino è già morto, però insomma, se riusciva a stare con qualche turista, il merito era del Grande Fratello, diciamo così per sintetizzare. E questo era un potente dell'isola. E Gennaro aveva il desiderio di realizzare due attività, non le cito, all'epoca non c'erano, parliamo degli anni 70. Mio papà, i nostri genitori erano, anche adesso grazie a noi siamo ancora proprietari di questi immobili, di questi magazzini, per cui
c'era la materia prima per poter dare vita a queste attività. L'amico però lo ha scoraggiato. Ma che vai facendo? Ma dai, ma qua, là. Insomma, non è riuscito a coronare il suo sogno. Però il fratello di questo amico un giorno gli disse: Gennaro, ma visto che tu l'attività di papà tuo qui non la vuoi fare, le due cose che volevi fare non te le hanno sconsigliate, io lavoro a Roma e ho una grossa azienda. Se tu vuoi e ti fa piacere, noi te l'apriamo a Milano. Anche Gennaro non se lo fece dire due volte. Si avvicina a papà mio e gli fa: papà, sai, io ho deciso, ho trovato lavoro grazie all'amico a Milano e me ne vado a Milano. E il Giornale Sicilia a chi glielo lascio? Io ero lì vicino, lo prendo io avevo 17 anni. Io da piccolo facevo il cronista sportivo buttato a quattro piedi a terra con le figurine Panini, tifoso dell'Inter, quindi vinceva sempre l'Inter. E infatti, rilevando il Giornale Sicilia, ho iniziato come a dedicarmi con il calcio. Poi negli anni ho intensificato tutte le attività. Gennaro se ne andò a Milano e sfondò, perché questo lavoro era convincere i venditori ad acquistare questi beni super costosi, perché okay, il lavoro lo portava avanti con le grosse aziende. I risultati furono ottimi, tanto che l'azienda gli propose di aprire la ditta anche a Torino. Dice: ti va di trasferirti? Ah, per questo che si è di trasferirti a Torino? Sì, come no, faccio un'altra esperienza di vita. E lì ha conosciuto la moglie Carlotta, si sposò e ora vive felice e contento da Torino. Prima 6 mesi ad Alassio e poi a Sanremo. Poi da Alassio sono passati a Sanremo e io gli ho detto: se tu mi procuri i biglietti del festival verrò a Sanremo. E me li ha procurati. Ma pensa te. No, io invece gli devo chiedere un biglietto per la... Beh, io lo so, avendo a che fare con degli interisti. Signori, noi siamo veramente un gruppo, io parlo per quanto riguarda Radio Zimari e il notiziario, grazie anche a Bartolino che ci ha dato la possibilità. Ma poi non voglio sminuire, tu hai nominato i fratelli, è anche giusto parlare dell'avvocato, che ovvio, Salvatore ovvio. È un avvocato. Che noi non tra abbiamo avuto adesso, il piacere né di conoscere. Tra l'altro neanche... ho 3 avvocati ora a disposizione, perché c'è pure la figlia e il marito della figlia. E lavorano tutti nello studio del grande avvocato. Cioè, io in questi anni sono stato bombardato anche di querele. Vabbè, essendo che sei un giornalista, non ha, anche mi sembra strano che non voglio mi hai... dire, con 2 querele addirittura sono stato vicino a prendere anche la condanna. Io fino ad oggi non ho avuto una condanna. E il merito è del grande fratello avvocato. Avvocato. Quindi per pareggiare il conto, se no dice. Di Gennaro sì e io no, invece no, 2 fratelli importantissimi. Allora accanto a un giornalista ci vuole sempre un avvocato. Ma io direi nella vita bisogna avere un avvocato, un medico e un commercialista a disposizione, bravi. Bravi, poi se non sono bravi l'importante è che capiscono almeno un po'. Nadia? Allora chiudiamo con l'ultima domanda. Orario, complimenti. Allora, quale sarebbe la notizia che più ti sta a cuore e che vorresti scrivere domani in prima linea sul tuo giornale? Allora, chiudiamo in bellezza. Io, insieme a mia moglie, ho girato il mondo, ho visitato 55 paesi in tutti i continenti, non c'è un continente che mi manca. E quindi ho visto posti belli, bellissimi, ma devo dire le Eolie non hanno nulla da invidiare ai posti belli, bellissimi che abbiamo tutte le peculiarità. Però io per sintetizzare dico: noi abbiamo questo tesoro, va in atto questo tesoro, si ferma in fondo al mare, cioè sfruttiamolo. Noi qui anche col cambiamento climatico potremmo fare turismo tutto l'anno. Stamattina l'Aliscafo era pieno e siamo già quasi a fine settembre ed è un guaio anche un clima eccezionale. Il cambiamento climatico porta alle stagioni che diventano sempre più calde, quindi avremo, ritengo, un inverno come quello dello scorso e come anno. Dici tu, il discorso climatico va a favore delle eolie. Sì, anche però siamo perché... attenti, siamo sì. attenti, perché io ho il figlio di una mia amica che è un esperto di meteorologia e ci ha avvertito che avete visto in Libia che cosa è successo, quel disastro. Sì. Quel disastro potrebbe interessare prima o poi anche il Mediterraneo. Già ho questo campanello d'allarme e noi siamo isole a rischio. Anche vabbè, ma tutte queste precauzioni anche per i terremoti.
Però ecco, ritornando alle cose belle, il tesoro che si perde in fondo al mare, pensate a Lipari, la cava di Pomice che rischia di cadere, eppure potrebbe essere un vero e proprio palcoscenico naturale per grandissimi spettacoli come venivano fatti negli anni Ottanta col Festival delle Olie. Lì abbiamo avuto dei concerti anche con Lucio Dalla. Lucio Dalla ha detto che è stato uno dei più bei concerti della sua vita. Con Sarah Vaughan e poi sfilate di moda. Insomma, un paradiso vero e proprio. Però queste isole, paradiso d'estate e inferno d'inverno. Cioè i locali qua chiudono tutti. Tutti. Cioè, d'inverno non c'è vita, a Filicudi la scuola resiste, ma perché ci sono gli extracomunitari, se no sarebbe chiuso. Sì, infatti, il problema si pone anche a Panarea. L'anno scorso non era aperto niente. Se sapete, uno voleva quello un che caffè. È successo? Un grosso villeggiante che stava recuperando la villa, la sera doveva andare a Lipari a dormire e a mangiare. Sì, io sarò pizza l'ho sì. scritta. Quindi voglio dire, abbiamo la possibilità di poter fare turismo tutto l'anno, ma lo vogliamo? Io ho dei dubbi che lo si vuole. Poi anche San Calogero, le terme di San Calogero da 50 anni chiusono, dicono che non c'è acqua termale, ma facciamo le trivellazioni e vediamo se l'acqua termale sotto non c'è. Tu pensa che mi ero scritto questa domanda, però ho detto sarà passato l'acqua un anno. L'acqua termale a Lipari si è trovata nel centro dell'isola, mio fratello l'ha trovata a Canneto, si trova pure a Canneto, figuratevi là sotto sì. quello che c'è di acqua termale, che dicono non c'è più la condotta con l'acqua termale. E a proposito, come è andata a finire con la storia dei gas, far sì che le persone andassero via dalle proprie abitazioni? Stiamo parlando sempre no, di un vulcano. Si è ridimensionato per fortuna il fenomeno. Sì, sono ritornate nelle loro case. Io direi chiudere perché mi devo andare a fare un bagno. Signori, lui è Bartolino Leone. Noi siamo felici, Bartolino, speriamo che non debba passare ancora altri 11 pure mesi. Io no? sono felicissimo e vi ringrazio sempre per questa bellissima accoglienza. Non c'è due senza tre, tranquillo. Però non facciamo passare 11 mesi, lo so. Grazie Nadia. Diamo l'appuntamento a tutti quelli che ci stanno ascoltando stasera alle 18 nell'Hotel La Piazza. Siete aperto tutti benvenuti. Evento aperto a tutti. Ok. Vediamo un attimino l'appuntamento di questa sera. Io saluto e vado. Dalla magica terrazza dell'Hotel La Piazza di Lidia Cincotta, Achille, Edoardo Mero, sarà presentato il volume dei 50 anni di giornalismo di Bartolino Leone. Isolani villeggianti, patron de mega yacht, amanti dell'isola, perla delle Olie, siete invitati. La presentazione si concluderà con un tuffo a mare. Radio Zimmer, notiziario.